Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Sì, scusate la mia faccia bianca, cadaverica, capelli un po' così, ma da come avete visto ho acceso la piastra per, ovviamente, per passarmi la piastra. Oggi è mercoledì 22 settembre e sono le 8:30. Non vedete la colazione perché andremo a fare colazione insieme in un posticino. E adoro, adoro, adoro. Allora, ragazzi, adesso mi preparo, così verso le 10 andiamo al centro commerciale io e mia sorella. E oggi è giornata shopping, quindi non so cosa vi farò vedere in questo vlog, lo scopriremo. E nulla, quindi a dopo. Ecco qua, raga, veramente ma posso dire buongiorno. Vi faccio vedere come mi sono vestita. Allora, ho messo questa magliettina che non ricordo, se mi sbaglio, era di Stradivarius 2 anni fa o l'anno scorso, non ricordo. Comunque, eccola qui, è bellissima. Ho messo questi jeans, diciamo alla fine sono quasi leggings perché vedete non hanno i passanti, quindi un po' così di Bershka sotto, vabbè, solite scarpe. È bello skinny, però ce l'ho tipo da 1 anno e mezzo e utilizzandolo sempre, cioè l'anno scorso o da 2 anni, no, ce l'ho da 2 anni, non si è fatto niente. L'unica cosa, ovviamente, mettendolo sempre, tende comunque il tessuto un po' ad allargarsi. E infatti mi scende un po', ma chi se ne frega, chi se ne frega. Però non posso mettere la cintura, ovviamente, soliti anelli. Oggi non ho voluto mettere manco la collana perché ho detto leva la maglietta, leva di qua, leva di là, misura i panni, ho detto vabbè, evitiamo. Speriamo di non incontrare tantissime persone, anche perché oggi è mercoledì, ma chi ci va mercoledì mattina? Niente, la prima tappa sarà andare a fare colazione perché io ho una fame da lupi. Prima si mangia e poi sarà andare in messa. A dopo. Appena rientrata a casa, oh mia raga, sono le 5, abbiamo anche mangiato, poi volevo parlare anche lì, però c'era la musica e quindi copyright, eccetera, ho voluto evitare. Siamo appena salite sopra, ho preso anche le buste della spesa di mamma, io le ho lasciate fuori e nulla, adesso mi sistemo un attimo, cioè no che mi sistemo, però mi voglio un attimo riprendere. Oggi devo uscire anche il video, ma non so perché. YouTube mi ha fatto 3.000 capricci, non mi ha fatto salvare il video perché praticamente era pronto, devo solo scliccare pubblica, salva, non me l'ha fatto fare. Adesso prendo tutte le buste, ho preso un po' di chicche e non tantissime. Devo dire che queste alla fine sono stati alcuni regali perché mia sorella ha detto questo te lo voglio regalare io, e il suo fidanzato ha detto la stessa cosa, quindi vi faccio vedere un po' di regali e anche di autoregali che mi sono fatta. Poi dopo mi siedo lì e parliamo un po', chiacchieriamo un po'. Quindi questo era anche un po' un try and all. E vi faccio dei ricapi indossati, ovviamente. Quindi. Allora, vi faccio vedere tutto lo shopping che ho fatto oggi. Un bel po'. Allora, iniziamo per tappe. Allora, sono stata prima da Piazza Italia.
Noi Piazza Italia ci sono rimasta malissimo per un pantalone, a parte che ancora tantissime cose scontate. C'era un pantalone verde con tutte tasche, veramente bello bello bello, però c'erano solo due tagli, 40 e 46. La 46 mi andava enorme in vita, non tanto sotto perché mi andava anche bene sotto, però in vita raga era veramente enorme. La 40 mi entrava ma strettissima, avevo bisogno di una 42 o di una 44, però vabbè, non fa niente, stava tipo 5 euro, però vabbè. Allora, ho preso tre magliettine, una più basic dell'altra, che poi fortunatamente, meno male che ho preso questa bianca, perché poi l'ho provata con tantissime altre cose, mi è servita per gli altri negozietti. Allora, ho preso questa maglietta molto semplice, ovviamente voi la vedrete indossata. È molto leggera, suppongo che sia cotone, non lo so, raga, però è quel materiale proprio leggero, 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 morbido, con lo scollo a via, bellissima. È a tre quarti la manica, però raga, veramente bella. Poi costano pochissimo, io ho preso una taglia M e l'ho pagata 4,95 euro. Poi uguale l'ho voluta prendere anche nera, solo che l'ho presa una taglia più grande, vi spiego anche perché. Ho preso una L. Io spero vivamente che raga lavando non si fa una schifezza, però spero di no, pure che si allarghi, però io l'ho presa principalmente per i jeans, volevo un modello un pochino più comodo e quindi l'ho presa uguale anche nera taglia L, pagata sempre 4,95 euro, sempre scollo a V, però secondo me li sfrutterò tanto tanto tanto. Ho preso poi un maglioncino, ero molto indecisa, però ha detto mia sorella, guarda, per 5 euro prendilo, pure per non so, per registrare un video, poi è veramente il materiale è bellissimo, è caldo, mia sorella sta dietro le quinte. Ciao a tutti. Prezzava 10,95 euro, io l'ho pagata 5 euro, ho preso taglia M, cioè solo questo ci Ma stiamo. sembra arancione nel video. Invece no, è tipo un fucsia corallo, non si capisce bene, con una punta di rosso, Non è proprio rosso, però tipo non è fucsia corallo. rosso. Vabbè, dopo forse non sarà molto, si vedrà Sì, meglio, è non lo proprio so. arancione come la maglia che tu hai a collo alto, la Ma, persona. no, ragazzi, invece no. Vabbè, dove faccio il colore? Ma che vase, non si vede bene. Comunque, con questo tipo un po' trama maglioncino solo davanti, abbastanza lunga, arriva sui fianchi, a maniche lunghe, ovviamente, molto comoda, molto calda. Questa qui ho pagata, cioè, ve l'ho detto già, taglia M. Ok, quindi ho preso giusto tre cosine. Mi piaceva tanto quel pantalone, però vabbè. Andiamo avanti. Ovviamente il succo deve ancora arrivare. Siamo andati prima da Bershka, Siamo andati che dovevi prima da lasciare alla Bershka, fine. però Bershka ve lo lascio un po' alla fine. Sono stata da Stradivarius. Ci sono rimasta male perché vi faccio vedere il modello. Praticamente è un pantalone super pesante a costine. Questo... Allora, è un pantalone a costine a vita alta. C'era anche verde e c'era bianco, Bianco, panna. beige, color panna. Panna vi fa vedere anche quello che non avete, però la maglietta mi piaceva molto. Volevo la maglietta di sopra perché quello è proprio un completo, cioè poteva acquistarla anche singolarmente, però alla fine nasce come completo. Però non c'era la taglia, la M era enorme, anche la S era enorme, però vabbè. Non fa niente, io ho preso solo il pantalone, vi consiglio di provarlo perché è veramente bello, poi potete utilizzarlo sia in modalità sportivo ma anche elegante. Comunque, a vita super vita alta, a costine scende un po' a campana, vedete? È largo. Questo qui, taglia S, è costato 19,99 euro. Diciamo che come prezzo ci sta, è giusto, forse 15 euro era meglio per questo pantalone, però ci sta alla fine, anche perché la qualità è buona, poi si sa, i capi invernali costicchiano sempre un pochino di più. E, ok, quindi adesso io passo da Zara. Non era in programma di acquistare nessuno, cioè veramente non era in programma di acquistare niente. Qui io sono andata lì, quello che ti piace, quello ti prendi. L'ho Ma, trovata. S. ok, l'hai trovata? È bella. $15,99. Anche da dove sta? Allora,
Da Zara ho preso due body. Sapete il mio non amore per i body, però fortunatamente io le chiamo ciappette e quindi top. Ma sembra un riggio. Invece no, non è così, oh sì. Sì, un po' più freddo come È un colore. po' più freddo, ma è meraviglioso. C'era anche nero, però ho detto no, basta, nero no. E questo body a costine con scollo, diciamo, non è tanto accollato, come si dice, girocollo? Ma è veramente bello con queste costine strette, molto aderente come body. Questo colore è bellissimo, vi dico quando l'ho pagato, è questo color verde Natale. Cioè, è un, non so adesso come si vedrà dalla videocamera, ma è una bomba, è veramente bello come body. Un po' più Bello, raga, scuro dal questo vino. verde, proprio Natale, un verde Natale, ecco. No, il verde Natale è più Ti è acceso, più acceso? verde. Questo è un verde Petrolio, non è tipo manco un verde. smeraldo, ottone, un po' scuro, bo no, Vabbè, bottiglia. raga, comunque è red, ok? Eccolo qui, raga, stiamo buono. Ok, allora questo qui ho preso taglia S e li ho pagati Non c'era 9,99 M. euro. Non l'ho misurata proprio la M. Anzi, no, mi sembra che M era nero ma mi andava larghissimo. Non l'ho misurato proprio il nero. Mi sembra Posso? di non averlo proprio misurato il nero perché ho Ma detto arriviamo a pezzo forte, dai. no. Ok, pezzo forte. Ecco perché poi ho acquistato queste magliette. Perché poi mi sono immaginata tutto l'outfit in testa mia. Da Bershka. Ovviamente, da Bershka devi sempre andare alla ricerca del tesoro perduto. Perché poi vi racconto. Adesso mi serve solo, mi occorre di trovare un ragazzo con la motocicletta, quindi se qualcuno ma solo per sfoggiare il mio outfit, niente di più. Allora, ragazzi, ne vogliamo parlare? Allora, è un bellissimo pantalone di pelle, non è quel pantalone skinny, ma diciamo è un po' modello boyfriend, però è di pelle. Questo è bellissimo, mi raccomando prendete sempre questi pantaloni della taglia vostra, altrimenti così a vita alta, un po' arricciato con queste strisce e poi sotto è così, c'ha la mula, ci sono i polsini. Allora, questo qui, taglia M, l'ho pagato 19,99 euro. Non mi voglio dilungare perché poi vi faccio vedere tutto indossato. E come pezzo forte, l'ho bramata tipo dall'anno scorso, però poi non l'ho mai presa. Eccola qui. Sicuramente non renderà, ma è bellissima. E perché dobbiamo andare sempre alla ricerca del tesoro perduto? Perché c'era marrone. Ragazzi, c'erano 50.000 giacche nere, ma non c'era questa. Poi alla fine, vedendo, l'abbiamo trovata. Che poi anche marrone era molto bella. Allora, è una semplice giacca di pelle con i due taschini. Ah, ma sono veri! Due taschini. Ma non è tanto lunga. Misura giusta alla Quella fine. fa E XSS. infatti fa XSSML. Io ho preso XSS perché la M e la L era bella. Però sinceramente era troppo larga, questa volendo voi potevo indossarla anche chiusa, perché comunque ci sono i bottoni. Sta parte ho preferito i bottoni invece delle ciappette, perché è più. E l'ho pagata 29,99 euro. Grazie cognatino, se stai mai guardando questo video. Eccola qui, bella bella bella, io adesso vado ad indossare. Ah, poi dentro anche un po', diciamo, pesante. Camusciata. Bravo, tipo camuscio, bravo, vedete proprio camuscio. Ok, io vado a misurare tutto, misuriamo insieme e niente, quindi a tra poco. Non so dove farvele vedere, quindi vi faccio vedere tutto qui perché la luce è meravigliosa. Allora, vi faccio vedere questa maglietta e vi spiego anche perché poi l'ho voluta prendere questa M e quella l'ho presa L. Principalmente io questa non la metterei mai così, anche perché non mi piace, oddio, mi sta bene. Però non mi piace questa cosa che cade troppo aderente qui sui fianchi, specialmente quando un pantalone è aderente, ma così in generale non mi piace. Quindi preferisco sempre mettere i pantaloni così con le magliette un pochino leggermente più larghe.
Questa qui l'ho pensato da mettere ovviamente all'interno di un pantalone perché secondo me è bellissima. Mi piace tantissimo lo scollo ma anche il materiale perché è caldo, però è come se fosse quel cotone fresco, bello. Mi piace veramente tanto e quindi questa è la maglietta. Adesso vi faccio vedere invece la nera. Che dite? Questa invece è la nera indossata. Ecco, io solitamente non indosso queste magliette sopra, in generale preferisco indossarle dentro, però la nera, essendo un pochino più grande, mi piace molto di più. Quindi, però la bianca dentro un pantalone, pure un pantalone militare, è bella. Però mi servivano proprio due magliette basic, infatti queste sono l'ideale. Che dite? Se le trovate, prendetele, ci sono anche tantissimi altri colori, sono veramente comode e belle. Questa invece è l'altra maglietta, vi faccio vedere adesso come cambia tutto. Allora, questa è fuori, anche così molto bella, è un colore abbastanza sgargiante, un pochino meno forte di come voi lo state comunque vedendo in video. Comunque è molto bella anche questa, poi per 5 euro non potevo lasciarla lì perché è calda, comoda, sarebbe sempre una maglietta del genere. Vi faccio vedere una cosa. Cioè, vedete com'è all'interno? Ovviamente sicuramente questo pantalone non sarà l'ideale, quindi proprio come colorazione, però già cambia tutto. Eccolo qua. Comunque mi piace un sacco. Che dite? Beh, che dire? Questo body è meraviglioso. È un pochino più verde di come voi lo state vedendo a video. Però, raga, questo body è veramente bello, se lo trovate lo dovete prendere perché wow, veramente wow, proprio il materiale è bello, 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 anche in un pantalone del genere, alla fine una bella scarpetta, un bel trucco, capelli sistemati come ce l'ho io adesso e vi fa comunque anche l'outfit. Ve lo faccio vedere questo così, questo è il body, bellissimo, e questo è il pantalone, vedete ha tutte queste linee, finisce così sotto, ma è veramente bello. Cioè, non ha le tasche, la pecca forse è questo che non ha le tasche, però è bellissimo. Allora, vi faccio vedere il pezzo forte, vi faccio vedere anche meglio il body, forse così ho fatto aprire fuori. Questo è il pantalone di pelle. Cioè, che dire? Bellissimo, veramente super bello, super comodo, bello bello. Poi qui potete mettere tranquillamente anche la cintura, la M per me è perfetta perché la L andava largo. E nulla, che dite? No, mi piace un sacco raga, veramente bello. Ecco qua l'ultimo pezzo forte, mamma mia, ma che meraviglia, che meraviglia. È bellissima, veramente bella, fatta bene, sistemata. Che dite? Vi è piaciuto il mio shopping? Molto semplice, molto easy, molto breve, ma mi gusta tutto. Cioè, raga, ma quanto è bella! Quanto? Ok, io mi svesto, vado a riordinare tutto. Penso che dopo vi saluterò anche perché Non devo fare niente più, abbiamo anche fatto il pranzo tardissimo, che erano tipo le tre e mezza, quindi penso proprio che stasera non cenerò neanche, ho solo voglia di un bel bicchiere d'acqua perché appena sono entrata a casa non ho fatto niente, non ho neanche bevuto, ho solo misurato, ho fatto video, quindi adesso vado un attimo a sistemare e ci sentiamo dopo, così vi saluto e inizio ad editare questo video. Allora che dite? Vi è piaciuto il mio shopping? Sto iniziando ad editare questo video vlog, io spero che vi sia piaciuto, infatti vi saluto così inizio anche ad editarlo e lo carico anche, si sta anche scaricando il computer, quindi devo metterlo subito a caricare. Io spero che questo video vlog, anche se sicuramente è breve, adesso non so, forse 14-15 minuti, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!